Ok, continuiamo, c'è un po' di sole, non si vedrà un granché bene, ma la presentazione della storia della radiazione universale, vedendo, oggi vediamo cosa è successo dopo Newton. Quando si esaurisce con Newton la gravitazione universale. In particolare vediamo, potete spostarvi se volete vedere meglio. Ricordate che uno dei pilastri su cui si fonda la nostra visione del cosmo è che ne è stato della sfera delle stelle fisse che sia il sistema geocentrico di Aristotele e Tolomeo che il sistema eliocentrico di Copernico fissava come il più esterno dei cieli. E il valore della costante gravitazione universale che a Newton non era noto. E poi uno dei concetti più importanti di tutta la fisica che è il concetto di campo. Andiamo per ordine, non qua ma qua. Abbiamo visto. A guardare bene, i due sistemi non sono poi così tanto diversi. Beh, io lo so, per carità di Dio. Ma la vera importanza culturale, filosofica e scientifica nel passare da uno all'altro sta nel fatto che è possibile cambiare punto di vista. Non c'è un solo punto di vista. Il passare dal sistema geocentrico a quello eliocentrico è importante perché l'umanità capisce che si possono vedere le cose da punti di vista diversi. Questa è la vera rivoluzione. Okay. Però la struttura è molto simile, tutto gira in sfere, tutto è finito, con contenuto dentro la sfera più esterna, qualcuno si è anche premurato in caso di misurare quanto fosse, e tutte le misure fanno appello a considerazioni di tipo teologico, di tipo religioso. La sfera più esterna è quella che contiene le stelle cosiddette fisse, quelle che in giro si muovono poco, ed è identica sia al sistema di Tolomeo che quello di Copernico. È stato sempre così. Ma il primo di cui abbiamo testimonianza, che testimonianza in senso illustrativo, che non mette le stelle su un'unica sfera, era un matematico e astronomo inglese nel 1576, ciò che era la figura non su una sfera. Attenzione, anche Newton era convinto che esistesse la sfera delle stelle fisse, lo cita nei principi. Ma da dove gli viene questa idea? In realtà l'idea è molto più antica della figura che abbiamo visto. Iparco è il più grande astronomo dell'antichità. Vive nel cavallo tra il primo e il secondo secolo a.C. E cosa succede? Tra le altre cose, un po' veloce, si accorge nelle sue osservazioni, gli ho costruito strumenti per misurare la posizione delle stelle in cielo e per misurare quanto sono brillanti. E si accorge che ce n'è una che prima non c'era. C'è una stella nuova che si sposta. Dice, cosa sarà mai? La sua idea ci viene raccontata da Plinio e dice, infatti si accorse che c'era una stella nuova e che nel suo moto, nel tratto in cui brillava, si era spostata. Allora gli viene l'idea che potevano anche altre stelle fare la stessa cosa, ma magari sono talmente lontane che il moto non lo noti, non te ne accorgi. Poi concepisce un progetto grandioso, incredibile. Cosa fa? Costruisce un catalogo stellare. Cioè dice, ok, io adesso non me ne accorgo, ma magari tra 2, 4, 5, 10 generazioni gli astronomi che verranno molto dopo di me, osservando il cielo, potrebbero verificare, misurare lo spostamento di alcune stelle. Quindi comincia a catalogarle, dà loro un nome e ne registra le coordinate. Pensando che qualcuno in futuro avrebbe terminato il suo esperimento. Il suo catalogo fisicamente è andato perduto, ma ne abbiamo una copia perché l'ha acquisito, ce l'ha tramandato Tolomeo, che l'ha fatto suo, ma in realtà
parte dei dati di Tolomeo, primo, secondo secolo dopo Cristo, sono quelli di impatto. Un solo, ma qui c'è tanto il Farnese, questa statua è una copia romana di una statua realistica che si trova a Napoli al Museo Archeologico Nazionale. Noi ce l'avevamo sotto il naso, ci è voluto un astronomo americano per accorgersi che in questa sfera che sta dietro Atlante sono riportate delle stelle la cui posizione è quella dell'epoca di impatto. Quindi lì c'è un reperto, se volete, archeologico, una testimonianza del catalogo di impatto, che poi è stato usato da Tolomeo, e il primo che si accorge di questo e che completa il progetto di impatto è Halley, quello della cometa, contemporaneo tra l'altro di Newton, il quale nel 1718 confronta le sue osservazioni, la posizione delle stelle in cielo della sua epoca, con quelle in realtà di impatto che pensava di Tolomeo, e vede che ci sono delle differenze. Le stelle fisse si sono spostate. Si conclude un esperimento durato 20 secoli. Pensate che Ideone ha avuto impatto. Aveva ragione. Anche se ci sono voluti 20 secoli per dargli ragione. Ma non per questo non meritava farlo. Qualche volta un esperimento può durare un'infinità di anni. Pensate, per esempio, un altro esperimento importante che mi viene in mente adesso è quello sulle onde gravitazionali di qualche anno fa. Quando io ero studente di dottorato, quindi ho già lavorato per il corso di specializzazione, il mio libro di testo diceva sì, trattiamo anche le onde gravitazionali, però in realtà non dico che è tempo perso, ma quasi, perché in realtà non le vedremo mai. Totalmente deboli, che è impossibile vedere. E ci sono delle persone che hanno creduto in questo, hanno speso un sacco di soldi e alla fine sono riuscite a misurarla. Quindi se c'è delle stelle fisse non esiste più, non esiste, non ci sono delle stelle, perché in realtà le stelle si muovono tutte, solo che non ce ne accorgi perché sono molto lontane. Quindi il cielo è infinito. Un altro problema importante della gravitazione dopo Newton è che Newton non conosceva G. La G che appare nella formula della gravitazione universale a Newton era ignota. Non aveva la tecnologia per misurarla. Quindi Newton poteva dire sì, la forza è proporzionale al prodotto delle masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza, ma più che quello non poteva fare. Per misurare G è stato necessario aspettare circa un centinaio d'anni fino alla venuta di questo personaggio, Henry Cavendish, che era un abilissimo sperimentatore, uno dei più grandi istituti di fisica sperimentale attualmente esistenti in Inghilterra, ma in realtà il mondo, si chiama il laboratorio Cavendish, per questo motivo. E costruisce, chissà se il filmato parte, mi auguro di sì, facciamo le dita, no, non c'è questo, costruisce una bilancia di torsione, ve lo faccio alla lavagna, c'è un'asta sospesa con un filo, qui sono appese due masse note e vengono avvicinate altre due masse vicine in modo tale che la bilancia subisca una torsione, cioè che si ritorca, per l'attrazione gravitazionale di questa coppia di masse. Qui la torsione posso misurarla perché il filo non è più in posizione regolare, non si gira. Se riusciamo, mostrerò un filmato dopo, magari dopo la fine della presentazione torniamo un attimo indietro. Dalla misura della forza posso invertire questa formula perché le masse le conosco, la distanza la misuro e la misuro trovo G. 100 anni dopo che Newton aveva enunciato la legge di gravitazione universale. Prima non era. Che me ne faccio di G? Ci penso la Terra. La prima stima della massa della Terra è stata resa possibile dal valore di G. Perché?
Sappiamo qual è l'accelerazione con cui cadono i corpi sulla superficie terrestre, è facile misurarlo, 81 metri secondo quadrato, è una lontananza del movimento. Sappiamo il raggio terrestre misurato da Eratosteni, G l'ha misurato Cavendish, che è molto piccola, 6,67, 10 alla meno 11 newton metri quadri su chilogrammi al secondo, è stato molto piccolo. Seconda legge di Newton, applico questa M uguale M per A, G lo conosco, M lo conosco, non lo conosco, R lo conosco, trovo la massa della Terra, circa 6,10 alla 24 kg. Prima di quest'epoca, prima di questo calcolo, la massa della Terra non era nota, non la conosceva nessuno. E questo dato è fondamentale non solo per la fisica, ma anche per la geofisica, perché se conosco la massa della Terra, ne posso calcolare la densità, posso calcolare, confrontarla con la densità superficiale e ne deduco come sono fatti gli strati che non riescono mai a vedere, che sono dentro la Terra, il nucleo, il mantello e via dicendo. Un dato per la fisica, per la geofisica sociale. E nello stesso modo posso misurare, avendo G, la massa del Sole, sostituendo, anziché G quello della Terra, l'accelerazione centripeta dell'orbita terrestre. Ho la massa del Sole, questo è un esercizio che faremo sicuramente. Altro problema fondamentale su cui Newton si è bloccato, si è fermato. Newton dice, ma se la Terra e il Sole sono lontani 150 milioni di chilometri, come fa la Terra qui a sentire l'effetto del Sole che è lontano 150 metri di oppure in questo contesto se il Sole in teoria sparisse la Terra dovrebbe accorgersene immediatamente come è possibile? Come fa la Terra qui a sentire l'effetto di una forza lontana, in lontananza? C'è qualche domanda? Prego? C'è una risposta, prego. Perché la gravità viaggia alla velocità della luce. Ma loro non lo sapevano, Newton non lo sapeva. Per Newton l'azione era istantanea, la velocità della luce era istantanea. La velocità venne misurata circa 150 anni dopo Newton. La risposta la trova, qui c'è una lettera con cui Newton scrive a Richard Bentley, che è un tedesco, uno con cui dialogava spesso anche. Ecclesiastico e dice io sì ho capito come funziona la gravitazione, ma come sia possibile che la gravità debba essere innata, inerente, essenziale alla materia, così che un corpo possa agire sopra un altro a distanza attraverso il vuoto senza la mediazione di nient'altro. A quell'epoca le forze erano una cosa di contatto, io per il sistema porto su quel corpo, posso toccarlo. Non esisteva altro modo e per attraverso il quale la loro azione di forza possa essere convogliata da uno all'altro, cioè da un corpo a uno distante con il vuoto e mezzo, è per me una tale assurdità che io credo che nessun uomo che abbia competenze facoltà di pensare in materie filosofiche, cioè uno che capisca le scienze, possa mai credere in essa. Cioè, il fatto che due corpi distanti agiscono uno sull'altro per Newton era un'assurdità. Mi si è reso conto che funzionava in questo modo, ma non si riusciva a spiegarsi il perché. Diceva, non riesco a formulare ipotesi, non ho teorie su questo. Non è venuto a capo. E ha lasciato il coso in sospeso. La soluzione viene anche lì circa 150, quasi 200 anni dopo, da questa persona, che era, da ragazzo, era, qui aveva degli stand, era un tempista di strada. Il padre non l'ha mai conosciuto e la madre, che aveva una buona opinione di lui, come ogni mamma tra l'altro, però ci aveva visto dentro, cioè molto intelligente e curiosa, gli trova un lavoro. Gli trova un lavoro presso una legatoria di libri. E Michael Faraday, una persona curiosa, e prima di consegnare i libri che li lega, se li legge, se li studia.
Lui incuriosisce molto la parte scientifica, quindi impara il latino, perché tutti i libri di cultura sono scritti in latino, e impara la fisica da autodidatta. A quell'epoca non c'erano i concerti rock, la gente, o il cinema, la gente andava spesso alle dimostrazioni scientifiche. C'erano il chimico più famoso dell'epoca era Humphry Davy, e faceva spesso dimostrazioni pubbliche di esperimenti con magari oggetti fumosi che, o esplosioni o scarichette, cose del genere, per incuriosire e divertire le persone. Michael Faraday va a assistere una di queste e parla con Humphry Davy, poi si rende conto che hanno davanti una persona abile e intelligente e lo prende nel suo laboratorio all'università. E Michael va all'università e il primo incarico che ha è quello di pulire le provette del laboratorio di chimica. Lui è passato alla storia come probabilmente uno dei più abili sperimentatori della storia della fisica, con lui circa 700-800 esperimenti sull'elettricità, che poi vengono letti da questo James Clerk Maxwell, scozzese, che invece conosceva molto bene la matematica, e su questo, sul lavoro di Maxwell basato sugli esperimenti di Faraday, è basata tutta la tecnologia elettrica che noi abbiamo. E anche, come vedremo l'anno prossimo, tutte le telecomunicazioni. L'idea chiave introdotta da Faraday è l'idea di campo. Osservate un attimo la forma della forza di gravitazione universale. Qui ho, siamo il Sole, dai, qui ho la Terra, il pianeta, okay? E tramite la forza di gravitazione universale il Sole attrae il pianeta e il pianeta subisce un'accelerazione gravitazionale chiamata Gm. D'accordo? Se io faccio il rapporto tra la forza che agisce su P diviso la massa di P, ottengo un'espressione che non contiene più la massa di P. Dipende solo dalla massa del Sole, cioè di chi esercita la forza, e dal luogo dove la calcolo. Questo rapporto, cioè la forza per unità di massa, prende il nome di campo gravitazionale. E la solidità è legata al fatto che se io conosco il campo, per avere la forza è sufficiente moltiplicare campo per massa. Quindi A è un'enorme semplificazione dal punto di vista concettuale, B posso ragionare in questi termini. La forza in questo punto è dovuta al campo in questo punto, non ho più bisogno dell'azione a distanza. La Terra subisce l'azione del Sole perché il Sole produce un campo in tutto lo spazio e la Terra sente il campo lì dov'è. Supero il concetto di azione a distanza. E non è una cosa da poco. Quindi la forza subita dal pianeta vale la massa del pianeta per il campo dove sta il pianeta. Tutto diventa locale, stessa posizione. Non c'è più azione a distanza. Cioè, l'istanza viene superata dal concetto di campo. L'anno prossimo, anzi, verso la fine dell'anno, parleremo di un altro campo molto importante che è quello elettrico, che si comporta nello stesso modo. Uno strumento utile per realizzare i campi è, queste sono le linee di campo. Il campo è vettoriale, è rappresentato dalle frecce, per esempio un solo pianeta isolato ha un campo che ha una simmetria radiale. Il campo è attrattivo, quindi le frecce sono rivolte verso il pianeta, oppure traccio delle linee curve che sono in ogni punto tangenti al vettore campo in quel punto. E quindi non so se stai vedendo che è un po' sbiadita perché c'è il Sole, ho questa struttura, queste curve sono le linee di campo che sono utili a raffigurarne, a dare una rappresentazione geometrica. E sono legate anche all'intensità, dove le linee sono più dense, il campo è più intenso, perché sono più rarefatte il campo è più denso. Un altro esempio, ho fatto poi i vettori forza, due masse diverse vicine. Qui c'è il campo, caso di un campo elettrico, dove alcune cariche sono positive e altre negative, il campo può assumere strutture piuttosto complesse, ma è analogo a quello elettrico. Un altro problema, che non è stato immaginato da Newton, ma che venne a Galla quasi 400 anni dopo,
è il comportamento di Mercurio. Se osservate l'orbita di Mercurio, l'ha osservata Urbain Le Verrier, un astronomo francese, alla fine, a metà del XXI secolo, dice, beh, ma Mercurio non fa un'ellisse, o meglio, fa un'ellisse che però ha un semiasse che ruota continuamente, fa una specie di rosetta, come si figura di cose. Per quale ragione? Non esisteva una spiegazione. Un po' è l'influenza dei pianeti vicini, ma in realtà questo non spiegava la, come si dice, precessione dei perieli di Mercurio. La sua orbita non è chiusa e non è un'ellisse. Per quale ragione? Questo mette in crisi la gravitazione newtoniana, perché questo fenomeno non è spiegabile dalla legge di rotazione universale. Quindi c'è un test di fisica nuovo. Questo fatto non è interpretabile in termini del quadro classico, quello newtoniano, richiede un passo in avanti. Il passo per interpretare questo tipo di fenomeno è legato a una caratteristica fondamentale del campo gravitazionale. Se mettete insieme il secondo principio della dinamica e l'equazione della gravitazione di Newton, in realtà queste due m a priori sono molto diverse. Una, questa, è la sorgente dell'inerzia, cioè mi dice quanto è difficile accelerare un corpo. Se uso una certa forza per spingere il tavolo, questo si muove di molto poco. Se uso la stessa forza per spingere il gesso, questo si muove molto di più. Perché? Perché hanno masse diverse, cioè resistono in modo diverso all'accelerazione. Quella sotto invece è una massa gravitazionale, cioè la sorgente della forza di gravitazione. A priori le due sono completamente diverse. Il fatto che i corpi sulla superficie della Terra, per esempio, cadano con la stessa accelerazione è dovuto al fatto che la massa inerziale e la massa gravitazionale sono la stessa cosa. Se no, non si spiegherebbe il fatto, la legge di caduta dei corpi, che era già nota a Newton e a Galileo, e ancora prima. Tutti i corpi hanno la stessa accelerazione gravitazionale. Perché? Perché questa non dipende dalla massa, perché questa si semplifica. Cadono con la stessa g. Se le due masse fossero di tipo diverso, questo non succederebbe. Ok? Questa eguaglianza si chiama principio di equivalenza, cioè la sorgente dell'inerzia è la stessa sorgente della trazione gravitazionale. Massa inerziale e massa gravitazionale sono la stessa cosa. Questo si può misurare, è stato misurato con ottima precisione, delle misure più precise che abbiamo, e ha enormi conseguenze. Quali? Beh, torniamo all'equazione, alla, secondo il principio della dinamica applicato alla gravitazione universale, le masse vanno via. Quindi l'accelerazione con cui si muove un corpo soggetto alla forza di gravità non dipende dalla sua massa, è un po' come una rete stradale, che io abbia una 500 o guidi un tir, la struttura delle autostrade è la stessa, proseguo la stessa strada. Quindi, per quanto riguarda la forza di gravitazione, il moto che subisce, che segue un oggetto che subisce la forza di gravità, è lo stesso indipendentemente dalla sua massa. È legato, qui interviene Einstein, alla geometria dello spazio. È un fatto geometrico. E qui faccio un salto enorme. Einstein, con la teoria della relatività speciale, mette insieme spazio e tempo. Usando il principio di inerzia, o in base al principio di equivalenza, la fisica della gravitazione diventa in realtà geometria dello spazio e tempo. Cioè le masse, la presenza di una massa, produce campo gravitazionale. Il campo gravitazionale non si traduce in nient'altro che
in una deformazione geometrica della struttura dello spazio-tempo, che fa sì che i corpi seguano la traiettoria che seguono. Una buona immagine vedevole è questa. Immaginate lo spazio piatto senza niente dentro. Se ci metto una stella o un pianeta, questo si deforma come se ci fosse una pellicola di plastica. E la traiettoria che avrei in assenza di massa è una retta. Quella in presenza di masse che producono il campo gravitazionale, cioè che modificano la struttura geometrica dello spazio-tempo, è una curva. Ma non perché l'oggetto subisca una forza, lui va per le sue, ma segue una geometria distorta localmente. È molto difficile da capire, però spero che l'immagine sia utile a mostrarvelo. Qui ecco altri esempi. Questa è la traiettoria che farebbe un oggetto in assenza del Sole, questa è la traiettoria che fa in assenza del Sole. Ma la luce anch'essa trasporta energia e quindi la massa. Quindi anche la luce viene distorta. E questa è una delle previsioni fatte dall'attività generale che ha avuto più successo. Newton diventa uno star internazionale nel 1919, quando Sir Arthur Eddington va nelle Isole Principe a osservare un'eclisse di sole. E vede tutte le stelle spostate. Nessuna sta dove dovrebbe stare. Perché? Perché la luce viene distorta dal sole. Cioè la luce, quindi, subisce la distorsione spazio-temporale dovuta alla gravità. Un enorme successo della gravitazione universale che supera, generalizza la gravitazione di Newton. E c'è il Times, il filone che dice superata la teoria della gravitazione universale di Newton, in questo posto. Ci sono anche sistemi in cui la distorsione spazio-temporale è estrema, cioè qui si crea una lacerazione nello spazio-tempo. Si richiamiamo i buchi neri, dove la profondità di questo buco è, tra virgolette, infinita. Cioè ciò che entra lì non esce, per quanta energia abbia. In teoria c'è un video, spero. C'è qualcosa che manca, ci vede, se manca un player probabilmente. Questo ovviamente non si vedrà. Facciamo così. Questa è l'ultima diapositiva. Nel 17, quindi pochi anni dopo la teoria di costruzione universale pubblicata nel 1915, Einstein si occupa di vedere, di applicare la sua teoria all'intero universo e dà un'equazione, che è questa, che l'ho scritta solo per beneficio di forma, che in realtà questa coinvolge dei tensori, cioè oggetti che si studiano alla fin dopo la laurea. Laurea non basta. E questo rende la cosmologia una scienza, perché quello è andato a fare delle previsioni. Nasce la cosmologia moderna, cioè la parte della fisica che si occupa di studiare la struttura dello spazio-tempo e del nostro cosmo. Come il parco fa sì che l'astronomia passi da qualitativa a quantitativa, è in grado di prevedere le eclissi, qui passiamo da una cosmologia qualitativa, che se volete, a una scientifica. Qui posso fare dei calcoli e posso andare a fare delle misure. Ok, questa era l'ultima diapositiva. Se riesco, fatemi andare dal caso del posto. Qui i filmati. Ah, ecco, questo per esempio è uno. Questo abbiamo visto in realtà la volta scorsa, se parte. Qui vedete quello che faremo simulando in Java l'orbita della Terra. Filmato una sessione di lavoro che ho fatto sul mio computer a casa. Per partire a breve, se non vado un attimo avanti. Ma qui c'è il
pannello informativo, questo è il pannello grafico, il sole, la terra, in scala, il play manda in una via di simulazione, qui ci sono le coordinate x, y della terra, l'origine è sul sole, il tempo in giorni e in verde viene tracciata l'orbita. Andiamo un attimino avanti e qui tutto quello che c'è dentro è l'algoritmo di Newton, cioè quello dico la forza impulsiva, la calcolo a intervalli molto vicini ma regolari, e tra un intervallo e l'altro posso usare semplicissime regole dell'algebra che avete studiato l'anno scorso per calcolarne il tempo. Un po' più veloci, alla fine l'orbita si chiude e come effetto collaterale calcolo l'anno, la durata del periodo orbitale, qui viene con delle approssimazioni 362 giorni contro 365. Non solo, ma posso dire se fosse un'ellisse dove starebbe, i puntini rossi dicono dove starebbe l'ellisse del della Terra se seguisse un'ellisse, vedete che c'è coincidenza praticamente perfetta, quindi questo verifica la prima legge di Kepler con la simulazione in Java, tutto sommato abbastanza fatica. Vediamo il filmato che possiamo vedere. Quanto tempo abbiamo? Sono domande? Ce l'abbiamo fatto. Mi puoi ripetere il concetto di campo? Il concetto di campo è questo. Non ho più bisogno di azione a distanza. Perché? Beh, se metto qui il sole, ok, e prendo anche un sassolino, non importa cosa, e lo piazzo qui, questo punto, questo sassolino subisce una forza dovuta alla gravità solare, okay. E questo succede in tutto lo spazio che circonda il Sole, addirittura a distanza infinita, non importa quanto lontano. Questa forza dipende dalla massa del Sole, dalla distanza e della massa del piccolo che metto qui. Questa forza è proporzionale a questa massa. Quindi se prendo la forza in questo punto e la divido per la massa, ho qualcosa che chiamo campo gravitazionale che non dipende più da m è scomparso, non c'è più. È una proprietà che acquisisce lo spazio intorno al Sole per il fatto che c'è il Sole. Il campo di forza, il campo gravitazionale, è una, come dire, una qualità, una caratteristica che lo spazio attorno al Sole assume in virtù del fatto che il Sole sta lì. Ed è un campo vettoriale, cioè ad ogni punto posso associare un vettore che mi dà l'accelerazione. Quindi se io riesco a calcolare il campo qui, e si può fare, qualunque cosa io metta qui, qualunque cosa che non disturbi troppo il Sole, subisce una forza che io posso calcolare facilmente moltiplicando massa per campo gravitazionale. La stessa cosa succederà, la vedremo quando parleremo del campo elettrico. Anche lì ho cariche lontane che si influenzano l'una con l'altra. Anche lì si influenzano perché ciascuno produce campo elettrico. Il campo gravitazionale cambia nei tempi dello spazio in cui sono? Dappertutto in realtà, perché come vedi, se guardi la forza, non c'è nessun R che fa sì che questa sia zero. Si dice che la forza gravitazionale ha un range, un intervallo d'azione infinito. Se ti allontani molto diventa via via sempre più piccola,
ma non c'è nessun punto in cui sia matematicamente zero. Ci sono punti in cui fisicamente non riesce più a misurarla. Noi qui non sentiamo l'attrazione gravitazionale di Andromeda perché è troppo lontana. Però globalmente la nostra galassia la sente, perché la distanza tra le due non è poi così grande rispetto alla scala delle galassie stesse, dipende dalla scala su cui lavora. È dai tempi che usi. Altre domande? Allora ci fermiamo qui.